E il sondaggio fatto parla chiaro, volete le notizie della settimana accorpate tutte quante in un unico video e non negli short. Quindi, eccovi accontentati, notizie della settimana. E il 13 aprile Pentax farà una diretta streaming dove probabilmente annuncerà qualcosa, non si sa bene cosa, probabilmente le solite cose di Pentax, quindi niente di rilevante, ma questa volta potrebbe anche sorprenderci, chissà. È in arrivo e sempre il 13 aprile verrà annunciata ufficialmente la nuova Leica M11, la macchina fotografica monochrome digitale di Leica. Quello che si sa per adesso è il fatto che abbia un sensore da 60 megapixel, scalabile a 36 e 18, in base a quanto viene poi croppato per simulare le varie ottiche, cosa a cui Leica ci ha abituato da tempo. Avrà una sensibilità ISO da 125 fino a 200.000, quindi un'ottima resistenza agli bassi ISO, 256 giga di memoria interna, quindi ci sarà un grosso salto in avanti su quello che è lo storage, si potrebbe persino usare senza scheda di memoria, e il prezzo sarà quello di 9.200 euro. Insomma, con quello che costa, molti si lamenteranno come al solito dei prezzi di Leica. Leica come al solito venderà un sacco di pezzi, perché Leica è Leica. Inoltre non preoccupatevi, perché non ci sarà il bollino rosso, sarà totalmente nera, quindi anche se in mano avrete una macchina fotografica Leica da 9.000 e passa dollari, non ci sarà il bollino, quindi i ladri non la vedranno a colpo d'occhio. Fuji ha annullato l'intervento che avrebbe fatto ad aprile, probabilmente posticipato a maggio, ma ancora dobbiamo avere delle conferme. Ma in virtù di questo abbiamo delle fughe di notizie estremamente interessanti. In una presentazione interna alla Fuji spagnola è emersa, insomma, è stata rubata oppure è stata fatta uscire, a seconda di quello che si pensa, una diapositiva dove ci sono delle macchine fotografiche Fuji della serie X e sotto delle macchine fotografiche della Fuji della serie Instax, e accanto ci sono due punti interrogativi ciascuno, quindi quattro punti interrogativi in totale. Probabilmente usciranno quattro macchine fotografiche entro il 2023, due della serie X e due della serie Instax. Quelle della serie Instax chissà cosa saranno, chissà se saranno evoluzioni delle vecchie macchine fotografiche o se introdurranno un nuovo formato. Invece per quelle della serie X non si sa ancora nulla, ma una probabile XS20 è già nell'aria, si è vociferato qualcosa, quindi potrebbe essere una delle due, l'XS20 e l'altra chissà cosa. E questo è tutto ciò che si sa della nuova Rolleiflex, una silhouette nera che lascia ipotizzare una macchina fotografica medio formato, non si sa se a pellicola o digitale. In entrambi i casi l'idea è estremamente stuzzicante, perché una nuova macchina fotografica a pellicola medio formato di Rolleiflex, secondo me, sarebbe una bella uscita, vedremo quanto costa. Ma se facesse una nuova macchina fotografica con un sensore digitale medio formato, beh, sarebbe un'altra buona notizia, perché avremmo nel mondo del medio formato un altro prodotto in più, visto che non ne escono una al giorno, insomma, come le APS-C o le full frame. Anche qua bisogna vedere i prezzi, probabilmente non sarà economicissima, ma magari Rolleiflex ci potrebbe anche sorprendere. Questo è tutto. Ci vediamo la prossima settimana con le nuove notizie della settimana.